Fratelli Marziali, io sono Marco Rastolla e vi do il benvenuto su Kenkashin TV. In questo episodio, ragazzi, parliamo nuovamente del makiwara, di questo incredibile makiwara artigianale, e vi mostrerò i miei tre esercizi preferiti al makiwara. Ho già fatto un episodio riguardo questo attrezzo in cui spiegavo un pochettino le specifiche tecniche, e magari ve lo recuperate, ve lo metto in descrizione e ve lo metto anche qui fra le schede. E se naturalmente volete anche voi acquistare questo strumento, che come vedrete da questo episodio è adatto sia a chi fa un'arte marziale più tradizionale ma anche a chi fa un'arte marziale più moderna, potete contattare il maestro Felice Di Maro. Trovate sotto sempre il link in descrizione. Mi raccomando, andate in descrizione perché ci sono tanti link, dallo store a contattare il maestro Felice se volete dell'attrezzatura marziale di qualità fatta da un maestro artigiano che è anche un maestro di arti marziali, quindi farà sicuramente caso al vostro background e di conseguenza svilupperà il prodotto su misura per voi. E insomma, trovate vari link utili, ragazzi, lo dico sempre, guardate in descrizione, è importante. Detto ciò, ragazzi, parliamo del primo esercizio al makiwara. Diciamo che il makiwara, come dovremmo sapere ormai, è uno strumento che ci consente, grazie al suo ritorno indietro, come vedete ritorna sempre al suo posto, ci consente di testare la nostra struttura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io tiro un pugno e lo tiro in maniera scoordinata, il makiwara me lo fa notare, perché il ritorno dell'energia che io vado ad imprimere sarà molto accentuato e diciamo che uscirà fuori dalla prima mancanza strutturale. Ad esempio qui c'è il gomito messo male e mi esce il gomito in fuori, e il makiwara mi fa notare: occhio che il braccio non lo stai mettendo nel modo migliore, ok? Se sto ad esempio un pochettino con la schiena inarcata e il pugno, me ne vado indietro in questo senso e il makiwara gli avverte: guarda che la schiena non è la piena, mettiti bene e colpisci, ok? Quando sentiamo il trasferimento sul piede, il makiwara dice: bravo, grande, hai fatto un buon lavoro. Quindi andiamo a vedere il primo esercizio. Dopo aver visto un po' di teoria sul makiwara, il primo esercizio mi consente di concentrarmi bene sulla struttura e quindi preferisco allenare una tecnica formale, in realtà tre tecniche formali, cioè il seikensugi, il classico pugno, no? Tirato con il dorso verso l'alto, il nanamezuki, cioè tirato a 45 gradi come vedete, e il tatezuki, quello verticale. Utilizzo questi colpi in base alla distanza. Alla massima distanza uso l'avvitamento massimo, quindi vado qui, mi avvicino e utilizzo l'avvitamento parziale, mi avvicino ancora e vado con il mio tatezuki. Qual è la difficoltà di questo esercizio? Riuscire a capire quanto avvicinarsi per tirare un colpo penetrante ed efficace. E come vedremo, prima mi avvicino, poi mi allontano. Di conseguenza non vado solo qui a stare fermo, ok? Ma il primo lo tiro seikensuki, secondo, mi sono avvicinato leggermente, terzo, qui. Adesso vado indietro e dall'ultimo vado a tirare il secondo nanamezuki, ok? Indietro il terzo. Se sbaglio la distanza, naturalmente, se io sto qui e ho tirato tipo il secondo, vado indietro e mi rendo conto che devo andare in avanti in maniera esagerata con la schiena, allora i miei passi sono stati calibrati male. Quindi qual è il vantaggio di questo esercizio? Riuscire a naturalmente a provare la struttura, vedere se funziona, e al tempo stesso gestire le distanze. Adesso ve lo faccio un paio di volte giusto per mostrarvi come viene un pochettino la sequenza. Ok, ragazzi, e quindi testo la struttura, se ci sono problemi me ne accorgo, dal gomito, dall'anca, dal ginocchio e così via, e testo la mia capacità di effettuare colpi efficaci, potenti, naturalmente
tenendo conto della distanza. Se sbaglio distanza vado troppo magari lontano, oppure anche troppo vicino per tirare un seikintsugi, mi trovo molto molto corto, qui magari è più funzionale un tatetsugi. Ok, e questo è il primo esercizio che volevo mostrarvi. Sul secondo esercizio invece ci concentriamo sull'uscita laterale e sull'uso del makiwara, che sinceramente non ho visto mai da nessuna parte, è una cosa che mi sono inventato io, la faccio io perché la trovo funzionale e la utilizzo. Non vado a colpire soltanto questa parte qui, un pochettino più morbida, cioè dove è il pad, ma vado proprio a colpire anche il legno. Naturalmente non esagero, perché l'obiettivo non è quello di spaccare il legno, però funziona sia in un certo senso come condizionamento, se vogliamo, ma sappiamo che quando usiamo il makiwara il condizionamento è sempre una caratteristica secondaria. Naturalmente anche per testare la struttura, ma per testare la struttura non solo sui colpi diretti, ma ci posizioneremo alla fine della nostra combinazione lateralmente e colpire in questo modo, ok? Qui è importante andare a inclinare leggermente, e qui il makiwara lo fa pesare molto, il fatto della struttura. Non andate mai con forza, perché a mano nuda, soprattutto se non abbiamo l'abitudine a colpire a mano nuda e non riusciamo bene a tenere in allineamento le nocche col polso, col gomito, rischiamo di farci male sul polso, ok? Quindi cerchiamo di colpire bene. L'inclinazione è leggermente in basso, perché vanno a colpire sempre le nocche, non bisogna colpire tutta la parte piatta, ma andare a colpire con le due nocche. Un buon colpo è quando lasciate proprio l'impronta delle due nocche sul makiwara e non l'impronta di tutto il pugno. Detto questo, l'esercizio in cosa consiste? Parto da una posizione di guardia o una posizione naturale, è indifferente ragazzi, ed eseguo una parata, un sotogre, eseguo comunque una parata nei confronti di un diretto. A questo punto esco lateralmente, quindi eseguo la parata e al tempo stesso esco lateralmente. Da qui vado a colpire sotto di taglio o di piatto, come vogliamo, e concludo con un kagitsugi, questo tipo di colpo qui. La mano che va a colpire va a simulare un colpo sulla zona genitale, quindi ci stiamo allenando sostanzialmente inserendo qualche meccanica più da difesa personale, con bersagli appunto di solito non concessi negli sport. Quindi quello che facciamo è andare a colpire qui, e personalmente preferisco colpire e nel momento in cui vado indietro chiudere la mano proprio come si fa nell'ikite. Perché? Perché cerco sempre di darmi più possibilità in base appunto a un contesto di difesa personale. Io posso colpire, ma magari sbaglio e prendo una coscia invece che prendere i genitali. Prendendo, cerco di prendere la pelle e creare comunque un dolore nell'avversario provvisorio, non è che sia tutto sto dolore, però per dare quell'input sulla gamba prima di colpire qui, ok? Ma anche sul colpire genitali, magari colpisco male però riesco ad afferrarli, oppure colpisco bene ma magari non riesco bene a prenderli. Nel migliore delle ipotesi vado a colpire e a prendere al tempo stesso, quindi in un unico gesto mi do più opportunità. Quindi quello che faccio è ok? Anche qui devo stare ben piazzato, devo sentire il mio corpo quando vado a colpire. Se sbaglio, il mio gomito salta, oppure me ne vado indietro, oppure mi si piega il polso, quindi non colpite forte, mi raccomando. Ve lo faccio sempre un paio di volte lento, poi vado più veloce, così vi rendete conto più o meno com'è l'esercizio, ok? Sportiva, mettiamo così la questione, giusto per differenziarci, alla fine sono tecniche, vedrete, applicabilissime in un contesto di difesa personale. Però andiamo in un contesto in cui ci mettiamo un pochettino più di footwork e di saltello. Il makiwara secondo me si può utilizzare anche in questo modo. Vi faccio un esempio: noi andiamo a tirare questa combinazione jab diretto schivo, mi sposto lateralmente, montante jab, bam,
gancio all'addome, ok? Quindi simuliamo due colpi, la schivata, uscita laterale, montante, diretto e gancio. È importante secondo me allenarsi anche così al Makiwara, perché se io voglio concentrarmi molto sulla struttura va bene essere formali, perché sto allenando la struttura, non sto togliendo il resto per concentrarmi su un aspetto ben specifico. Se invece però voglio testare la struttura in un contesto più stressante, in un contesto più movimentato, è bene farlo, perché sappiamo che il combattimento non è così fermo e impostato, non ci dobbiamo muovere. Di conseguenza, quando facciamo la combinazione, qui dobbiamo arrivare nel modo migliore possibile. È chiaro che se io lo faccio da fermo è facile arrivare nel modo migliore possibile, ma se lo faccio in movimento sarà molto più difficile mantenere magari il giusto assetto, o vado troppo in avanti o vado troppo indietro, ok? Quindi dobbiamo essere abili nel andare tecnicamente nel modo corretto in tutta la combinazione, ma soprattutto arrivare bene nel momento dell'impatto. Vi faccio un esempio sempre di come si svolge l'esercizio. Faccio lento, poi veloce, così vedete un pochettino. 1, 2, schivo, 3, 4 e... ok? Devo sentire bene qua la stabilità del mio pugno, ok? Guardate che basta che cambio un po', non lo faccio apposta, ho la schiena un pochettino più vuota. Vedete com'è? Sto mettendo forza sulla gamba adesso, molta per non cadere indietro. Vedi, sento molta più pressione qui, perché mi spinge dietro e devo mettere peso per mantenermi, ok? Quindi è importante arrivare correttamente. Lo faccio un po' più fluido. Lo faccio a velocità. Come vedete ragazzi, è uno strumento veramente, veramente versatile. Se contattate il maestro Felice, vi raccomando, naturalmente, se passate attraverso le tue scintille, dite: maestro Felice, voglio anch'io un Makiwara, l'ho visto su Kenkashin TV. Avrete naturalmente un trattamento di favore, quindi approfittatene. Fratelli marziali, questo era tutto, io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere se avete un Makiwara, se lo utilizzate, come lo reputate come strumento, se lo usate in questo modo, se sapevate le sottigliezze tecniche di utilizzo del Makiwara. Insomma, come al solito, fatemi sapere la vostra, perché è un imparare reciprocamente. Mi piace sapere in generale il vostro pensiero sui miei video. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sicuramente vedrete altri video con altri allenamenti sul Makiwara. Se ne volete, scrivetemelo, magari anche con cose specifiche, che se volete vedere, non lo so, vedete voi. Quindi ragazzi, alla prossima, dai così!